Siamo al supermercato e siamo alla ricerca di una crema alla nocciola e al cacao, comunque una crema dolce, per i nostri figli, quindi per la merenda dei nostri figli. Le raccomandazioni nutrizionali in questo caso sono ben chiare. Bisogna evitare o ridurre al minimo il consumo di alimenti di questo tipo che sono ipercalorici. Ad ogni modo, se non se ne può fare a meno del sapore dolce, e di questa trasgressione che è oggettivamente appagante e antistress, cerchiamo almeno di limitarne i danni. In che modo dobbiamo andare a limitarne i danni? Attraverso la lettura delle etichette, e attraverso la ricerca di prodotti di nicchia. In commercio possiamo trovare tre diversi tipi di prodotti: abbiamo le creme alla nocciola, le creme dolce alla nocciola e le creme alla nocciola e al cacao. Quando compro una crema alla nocciola, la prima cosa che mi aspetto di trovare è ovviamente il frutto. Per cui la crema alla nocciola deve essere, o meglio, il frutto oleoso deve essere rappresentato almeno per il 40% e deve essere il primo ingrediente in etichetta. L'elenco degli ingredienti riporta tutte le materie prime che vengono impiegate nella produzione alimentare e sono riportate in ordine decrescente di quantità, per cui il primo ingrediente che deve risultare è quello maggiormente rappresentato, quindi in questo caso la nocciola, preferibilmente nocciole di agricoltura bio o con un'attestazione di specificità tipo le IGP. A seguire, generalmente nelle creme che troviamo in commercio abbiamo lo zucchero, se le creme sono anche dolci, e vi consiglio di diffidare, quindi di evitare l'acquisto di creme che hanno zuccheri raffinati, ma di prediligere quelle che hanno il malto di riso, il malto di mais, gli sciroppi vegetali o ancora degli edulcoranti naturali tipo stevia, quindi ci sono tantissime alternative agli zuccheri raffinati. E soprattutto, se presente lo zucchero, deve essere necessariamente dopo l'ingrediente principale, cioè la frutta secca. Ahimè, troviamo anche dei prodotti che sono con l'aggiunta di alcuni grassi. Diffidate dall'acquisto di creme che contengono grassi idrogenati, margarina, olio di palma, olio di colza. Se dovete acquistare un prodotto che contiene degli oli, preferibilmente che sia olio extravergine di oliva, oppure burro di cacao, che è comunque un impasto oleoso ottenuto appunto dalla pianta. In commercio esistono però tantissime creme che non contengono dei grassi aggiunti e questo è possibile grazie al fatto che la nocciola in realtà è una frutta secca, una frutta oleosa e durante il processo di trasformazione si ha la liberazione dei grassi, degli oli, per cui si ha la possibilità comunque di ottenere un impasto spalmabile come quello di questa crema al 100% la nocciola, che ha come unico ingrediente la crema alla nocciola. In effetti, se vedete nella parte superiore, ha questa porzione liquida che altro non è che l'olio di risalita, che però permette a questo prodotto di non contenere alcun tipo di altro ingrediente e di avere comunque una crema spalmabile e dolce. Tra gli ingredienti spesso compaiono anche gli aromi artificiali. Sarebbe opportuno che, qualora presenti, siano esclusivamente degli aromi naturali.